Ed eccoci qui, ragazze e ragazzi, su Resident Evil 3 Remake. Jill ancora non sta bene, purtroppo. Siamo qui allo Spencer Memorial Hospital. Ci siamo arrivati l'episodio scorso, l'abbiamo esplorato un bel po'. E il vaccino, però, non l'abbiamo ancora trovato, ma mi sa che siamo a un passo che secondo me si trova qua dietro, nella porta di riconoscimento vocale. Dietro la porta del riconoscimento vocale. Comunque abbiamo esplorato il resto, risolto enigmi. Non ce ne sono stati di enigmi. Però diciamo, trova la chiave, capisci come prendere, insomma, eccetera, in questo senso qua. Ecco, infatti abbiamo esplorato tutto quello che potevamo esplorare, anche se delle zone, tipo c'hanno il lucchetto, la cassaforte, un altro lucchetto, queste secondo me le affronteremo con Jill, perché Carlos non ha il grimaldello, quindi a meno che non lo trova, ma non penso, perché sennò l'avremmo già trovato. Ma qua c'è un'altra area, va. Aspetta un attimo. Ah, ma era la porta. Aspetta, fa vedere un attimo. Ah, questa qua è bloccata. Ah, mi era sfuggita. Anche qui mi era sfuggita. Vista adesso perché abbiamo trovato la mappa. Vai a vedere, opuscolo Spencer Memorial, me l'ha sfuggito. Benvenuti allo Spencer Memorial Hospital, il cuore del sistema sanitario di Raccoon City, leader del progresso scientifico. Lo Spencer Memorial Hospital fu istituito dalla Spencer Foundation allo scopo di diventare il cardine del sistema sanitario della regione. Oltre ai più moderni ambulatori e ad ampi reparti di degenza, questa struttura ospita uno dei più grandi laboratori di ricerca del paese, in cui si conducono sperimentazioni cliniche e nuovi farmaci che cambieranno in modo significativo il mondo della medicina domestica internazionale. Sì, nuove armi magari, nuove armi biologiche che farmaci. Sì, Spencer non mi è nuovo come nome, forse nel primo Resident Evil, credo. Villa Spencer, probabilmente. Qualcosa. Primo Resident Evil io non l'ho giocato, anche se ho la remastered, o meglio, l'ho giocato una mezz'oretta, ma mi spiace, non riesco, proprio io non riesco a giocarci. L'impostazione, come l'hanno impostato, con la telecamera, non so neanche come definirla, perché non è né prima persona, né terza persona, né seconda persona, se vogliamo. Cioè, una telecamera statica. A parte che non mi piace molto, però non ci ho provato, ma non riesco. Se no l'avrei portato magari volentieri sul canale. Trovo molto male, vabbè. Mangianastri con audiocassetta, vai. Volevo solo sapere che cosa ci facessero quei documenti nel suo ufficio. Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Albarn, cazzo! Il miglior biologo che un'infermiera che passa le giornate a pulire il piscio possa incontrare. Lo sai che ho conoscenze nei piani alti. E sai che persino l'esercito si consulta con me su progetti che vanno oltre la tua comprensione? Quindi evita di farmi perdere tempo con domande idiote. Le chiedo scusa, dottore. Non avrei letto quei documenti, vero? No, li ho distrutti come mi ha detto. Bene. Bene. Se hai finito, puoi tornare a pulire il culo dei tuoi pazienti. Sei pagata per questo. E allustrami le scarpe. Ma pensa Sì, a te. signore. Scommetto che sei brava nei lavoretti manuali. Ora sparisci e tieni la bocca chiusa. Wow, che E stronzo. anche di più, direi. Sì. Oh, ma qualcuno dell'Umbrella normale, a parte, vabbè, Carlo mi sembra uno a posto. Jill, beh, perché Carlo fa parte dell'Umbrella, Jill della Stars, quindi non proprio. Poi c'è, vabbè, Chris Redfield, no, della Stars, era anche lui. Vabbè, comunque uno dei dottori, uno normale, un dottore normale, non c'è. È lui. È morto. Bard. Tyrell. Bard è morto. Gli hanno sparato. Merda, è il vaccino. Sto cercando.
Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Sì, beh, ha avuto quello che si meritava, però. Si è sparato in testa, o meno, gli hanno sparato in testa, forse. Invito per la cena di gala. Egregio dottor Bard, sono lieto di invitarla alla cena di gala che si terrà presso il Central Hotel in data 10 settembre. Sarà un'occasione per scambiarci le opinioni riguardo a nuova zona medica speciale, ZMS. Tra gli ospiti vi saranno il sindaco Michael Warren, il capo della polizia Brian Irons e molti altri membri illustri della nostra comunità. Giovedì 10 settembre 98, ore 18, The Orient Restaurant, The Center Hotel, primo piano. Sarà un onore averla tra gli ospiti. Cordiali saluti. Greg Tester, senatore degli Stati Uniti d'America. C'è una nota scritta a mano. Nate, farò in modo che il tuo nuovo farmaco venga approvato a metà agosto. Porta i soldi. Abbiamo anche prenotato una suite per il solito festino. Ti piacciono le more, no? Lo ricorderò a Irons. Un bel giro, insomma. Persone corrotte, eccetera, eccetera. Qua c'è una pianta. Sì, ok. Qua non c'è niente. Qua. Abbiamo recuperato... un po' di proiettili, bene. Andiamo. Umbrella, aspetta un attimo. Che io non so mai... Qua? Ah, è chiuso. Allora, forse si aprirà col PC? No. Email di Annate nel Bard. Greg Tester, oggetto, rispondimi immediatamente. Greg, so che stai seguendo le ultime notizie. Questo virus finirà con il divorare l'intera nazione. I morti si riverseranno su Washington DC come un fiume in piena. Sei in pericolo. Sei sempre stato un caro amico per me. Voglio offrirti una possibilità di salvezza. Sono in possesso di una sola dose del vaccino per il virus, il Sacro Graal, e non lo tengo per me o per la mia famiglia o per le mie amanti. No, Greg, voglio darlo a te. So meglio di chiunque altro quanto tu sia il futuro del nostro paese, ma se lo vuoi, Greg, dovrai prima tirarmi fuori da questo inferno adesso, e senza che l'ombrella lo scopra. Fai pressione al Pentagono, so che hai il potere per farlo. Vedi se riescono a inviare una squadra di soccorso senza coinvolgere la UBCS. Come si dice, una mano lava l'altra, in memoria di tutti quei festini che abbiamo fatto assieme. Ma ti prego, fa presto, non ho più molto tempo. Qui è il capo del VRC, Nathaniel Bard. 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità e che il mio onore possa essere in parte riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation, e ha ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Non sono un idiota. So che non mi lasceranno. Mio Dio, Jill lo sapeva. E si è fidata di me. Ah, così. Si è aperta. Bene, si è aperta così la porta, vabbè. Sarà qui. Sì, quindi c'è una struttura... su Raccoon City sì, c'era il laboratorio. Forse lo si raggiunge anche da qui, allora. Eccolo qua. Campione del vaccino. Ok, Jill. Sto arrivando. Niente il vaccino a Jill. Fa vedere. Sì, abbiamo visto... abbiamo visto tutto. Allora, in teoria... Sì, l'ho trovato. Ottimo, ti raggiungo.
sta attento. Ma io non mi fiderei. Ma hai visto dove siamo? Sarà un miracolo se riesco ad arrivare tutto intero. Io non mi fiderei di nostro compare. Ma in teoria qua. Merda. No, perché non mi viene? Vabbè, non mi ha preso, l'importante è quello. Alcune volte non mi viene il colpo. Il pugno. Aia. Vabbè, non importa. Ok. Ok. Sì, qua meno male ho ammazzato tutti, quindi siamo a posto. Ah, e qua non viene. Perfetto. Ok. Dove sto andando? Si stavo uscendo. Ok. Questo starai meglio, Jill. Iniettiamoglielo. Quindi tecnicamente ora sale. Forza, speriamo faccia effetto. Siamo immuni adesso. Anche per il futuro. Cristo. Tyrell, che cazzo è successo? Attenzione, cittadini. La rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile. Ma dai. Il 1 ottobre Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Tutti i sopravvissuti devono evacuare immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione, cittadini. Merda, ma è domani. In città c'è ancora gente. Credi che a mezzo Sam gliene freghi? Cazzo. Ecco che arrivano. Tu rimani qui. Ci penso io. Meglio prepararsi. Ho l'impressione che non sarà facile. Sì, e io aspetta a uscire, aspetta. Fammi vedere cosa ho qui. Questa non serve più. Aspetta. Sì, depositiamo. Mi prendo una miscela e uno spray. Ok. Basta. Cos'altro? Colpi tutti quelli che ho. Li ho dietro. E quindi, boh, guarda, al limite prendo un'altra miscela. C'è un... sì, un'altra miscela, così. Ecco, si sa mai, non so cosa. Mi aspetta, sti suoni, salvo. Ok. Proteggi, ma lui non può darmi... ah, va, che mi danno uno spray medico anche. Beh, prendiamo anche questo, dai. Lui non mi può dare una mano, scusa, Cioè, voglio dire. Proviamo a chiudere le serrande. Devono entrarne il meno possibile. E come facciamo? Entrerò nel sistema di sicurezza dell'ospedale. Tu tienimi lì lontani. Allora. Okay. Adesso c'è qua. Detonatore. Ci divertiamo. C'è un po' di roba. Ma se tipo... ah, ma hanno poca vita forse. Ma io li colpisco sempre le gambe. Ah sì, vedi che non si smembrano. Allora, scusa, fa vedere. E vedi che cade. Cioè, madonna. Tanto abbiamo le cure, non preoccuparti. Ecco, do. Ok. Beh, sta parte è decisamente action. Proiettili. Ho un sacco di colpi pistola, dico non me ne faccio niente. Perché è meglio la mitragliatrice qua. C'è d'assalto, insomma, quello che è. Ah, è sparito. Ah, scusate. Ero così concentrato. A sparare. Ok.
che non ho visto, che lì c'è uno zombie che stava entrando. Scoppiano poi. No, non voglio, voglio colpi di mitraglietta, me ne dati anche troppi. Ok. Olè. Sì, hanno meno vita di quelli normali. Se no non li potrei gestire. Dio. Cerca l'interruttore, deve essere lì sotto. Scusa, io posso combattere anche così, però. Perché devo cercare l'interruttore? Oh madonna. Lui no però, Lui no. Meglio colpire lui prima. Madonna. Adesso quanta vita ho. Sono su attenzione. Ok. Ok, è andato. Non ho più colpi. Non ci sono, sì che ci sono qua. Ok. Aspetta, fammi vedere. Lì ha sfondato. Ah, pensavo di aver visto un barile esplosivo. Madonna. Dai. No, dai, di poco. Vabbè, io non ho voluto curarmi per risparmiare cure. Vabbè. La rifarò. Aspettate. Ok, che lui è morto, perfetto. A sto giro ho usato molte più cure. Lo so, magari qualcuno di voi dice, ma scusa, il gioco è un po' più action, dovresti usare più cure, più proiettili. Lo so, ma io sono fatto così. Cerco di tenere fede al detto, comunque, alla massima minor spesa, massima resa, no? Preso pure il coso, ho finito i colpi. Qua c'è qualcosa. La madonna. La madonna. Aiuto. Aspetta. Madonna. Mollami. Fammi, guarda, fammi curare. Tanto. Aspetta. 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 No, qua ho finito i colpi. Però avevo la granata, appunto. Ok. Aspetta, scelta rapida. Vai. Ok, due granatine. Oh, c'è anche quello lì. Vai distordente. No. Quello io non mi avvicino. Ecco, questo qua. Proprio. Ho finito. Ok. Ok. Cosa c'è? Ho preso tutto qua dentro. Sono un po' tanti, Piazza del tuo. Carlos, forse puoi far. No, no, no! Aspetta. Usa. Come resisti fino all'esplosione? Aspetta. Ok. 30 secondi. Vai spray. Ho la stordente, è vero, quindi userò questa. Ne ho ancora una. Aspetta. Vai. Aspetta. 5. Oh, ok. Là. Posto? Carlos,
Ok. E anche per il cazzo. Ma almeno è finita. Sto arrivando. Ok. Il vaccino ha funzionato. Bene. Ehi, ma dove vai? Non è finita. Che pensi di fare? La città verrà polverizzata. Avanti, ti. Chiama il governo. Di loro che abbiamo una cura. Guadagna tempo. Certo che ha le palle. No, lui io invece è affidabile, mi sa, eh. Finito. La città è salva. Parami, Jill! Non c'è altro modo! Dove sono? Cos'è successo? Oh. Oh. Attenzione a tutti i cittadini. Tra poche ore verrà lanciato un attacco missilistico su Raccoon City. Questo attacco eliminerà all'istante ogni forma di vita. Abbandonate immediatamente la città. Primo ottobre. Evacuate subito. Ripeto. No. Evacuate non subito. Può essere. Non è un'esercitazione. Quindi, allora, aspetta, esce in infermeria, infatti, quindi allora parte come prequel, però poi si vedono gli eventi dopo allora, perché con Leon, pistola G18, però questo modello RAF, mi piace, con Leon... L'attacco non si è visto. Allora io, cioè, lascio giù lanciagranate. Tanto non ho più granate, quindi. E va bene. No, voglio la. La pistola. Aspetta. Normale, grazie. Ok. Poi cosa avevo qua? Coltello. Va bene. Combiniamo. Ok. 60 più 4. Vabbè, il grimaldello ce lo portiamo dietro, come pensavo. Facciamo lo stesso, più o meno lo stesso percorso con Jill. Mi prendo una piantina, magari. Abbiamo 3 granate, la polvere, l'esplosivo. Abbiamo 11 munizioni esplosive, ottimo. Ah, guarda, 13. Aspetta, facciamo così. Facciamo. Proviamo a fare così. Deposito questi e mi metto questi. Ecco. Così ho 60 colpi di scorta, si sa mai. E polvere da sparo, va bene. Va bene, direi basta così. Sì. Ok, vediamo poi cosa troviamo in giro. Io direi che qua non c'è nient'altro. Salviamo. Ok. Quindi adesso Carlos è andato avanti. Buongiorno, Bella. Mi hai salvato la vita. Proprio per niente. Ha fatto tutto Carlos. Quel pazzo figlio di puttana ti ha portata qui e ti ha curata. Dov'è adesso? Nei sotterranei. Barda teneva lì il vaccino. La città può essere salvata. Crede di farcela da solo. Devo raggiungerlo. Ma non hai sentito l'annuncio? La città sta per essere spazzata via. Sto provando a contattare qualcuno abbastanza in alto per fermare tutto. Lascia fare a lui. È un professionista. Lo sono anch'io. In effetti.
Ok, non credo che ti farò cambiare idea. No. La struttura si trova proprio sotto questo ospedale. Ho perso i contatti con Carlos. Preparati al peggio. Ok. Proiettili. Qui c'è altro, pare. Non vedo niente, aspetta. Qui no. Qui no. Qua dentro. No. Qua no, eppure me la segna di Ro. Ah, c'è una cassa qua dopo. Scusa, ma dove? Qui avanti, la parte dell'atrio, ok. Ok. Ok, questi rimangono morti. Qui c'è una porta chiusa che però adesso possiamo aprire. Ok. Qui c'è tutta una zona, forse è dove dobbiamo andare. E io invece vado di qua. Sì, Ok. Ok, vediamo un attimo. Sicuramente ci sarà qualcosa di nuovo qui. Parte. Guardate queste cose da aprire. Cos'è? Ah, proiettili magnum. Vuol dire che ci sarà la magnum qua da qualche parte. Ah, quindi qua a posto. Bisogna vedere qua avanti. Qui giusto? Sì. Qua mi segna che è rosso. Quindi magari c'è qualcosa. Ah, esplosivo B. Oh, sembrerebbe opera di Nicolai. Ah, quello... Sì, mi è venuto in mente in effetti anche a me prima. Potrebbe essere l'unico, alla fine, che poteva... Se non si è sparato, ma non c'è la pistola, quindi direi di no. Oh, madonna. Ecco, a posto siamo. È sparito. Sono girato un attimo. Aspetta. Beh, meno male di spalle. Aspetta. Vieni qua. Ok. Munizioni, mi danno le munizioni esplosive, fide. E ti obbligano quasi a portarti sempre il lanciagranate da quando lo prendi, praticamente. E io però devo andare proprio di lì. Porca vacca. Ho praticamente 7 colpi fucile. Pistola, magnum. So, però possiamo provare a schivare e andare via. Che usare i colpi. No, qua non c'è niente. Devo andarli lì. Ci proviamo. Ok. Via. Non so se apre la porta, ma io... No, ok, non la apre. Quindi è confinato lì dentro. Perfetto. Posto. Qua sopra però ce n'era un altro, lo sento. Lo sento. Fammi vedere un attimo. Apposito lucchetto. Ok, qua. Dobbiamo scoprire la cassaforte. Anche combina. Magari è dentro la cassaforte la magnum. Ok, qui devo andare. Intanto posso salvare qua. Io andrei a salvare. Ok. Ok. E salviamo. Perfetto.
Qua c'è la cassa, quindi posso... No, però il lanciagranate non lo prendo, dai, mi dà fastidio. Usarlo per loro. Cioè, un conto se fosse un boss, ma... Ok. Qua c'era un lucchetto, ok. E qua era la stanza dove c'erano quelli a terra. Che adesso, secondo me, si alzano. E infatti, vedi? Devo... Eccolo qua. Eccoli qua. E io però devo andare a vedere quell'armadietto lì. Ah, ma che culo. Benissimo, ogni tanto. Ok. Tu... Vabbè, aspetta, se tu stai fermo lì e non vieni qua, mi fai un favore. Però aspetta che gira. Eh no, è il braccino un po' più corto, almeno mi sembra che sia più corto. Poi punzecchia lei. Ok, aspetta, No. Ok. Beh, poi ogni tanto va indietro quando fa... Dai. Proviamo a punzecchiare in testa. Sì, ok, quella si è ripresa un attimo. Ok. No, ma poi forse alla fine la distanza... Cioè, la... Sì, è la stessa, è solo un'impressione mia. Che lei abbia il braccio più corto, comunque che ci arrivi di meno. Questa dovrebbe farti un po' male. Okay. Andiamo. Ok. Ok, adesso... Qua ce n'era un altro. Meno male si alzano a rate, così almeno ho modo di farmene uno o due alla volta. No, in mezzo alle gambe. Ammazza. Questo aveva le gambe dure. Ok. Ok, sei ancora vivo? No, no. Ok. Là ce n'è una un po' accasciata così. Fammi aprire l'armadietto, va. Oh, bene, bene, bene. Ok. Ma sì, anche se si animasse lo lascio lì. Ok, qua abbiamo visto. Mo manca l'ambulatorio, pare. Ok, però attenzione perché qua è salvo, giustamente. Cosa vale? Così almeno non mi devo rifare tutto. Ok. Qua ci dovrebbe essere. Ecco, lo sento. Allora, noi dobbiamo vedere. Possiamo andare anche dritti. Sì, dritti. Andiamo dritti. Anche qua c'erano degli zombie, mi pare. Forse no. Che non si erano. Questa porta è aperta. Scusa. Ah, è vero che non la segna più. Ma io non l'ho aperta. Bah, so. Aspetta, qui cosa c'è da guardare? Qua abbiamo visto
tutto. Ah, qui. Dov'è da sparo? Ah, già che c'era lui. Ciao. Alta qualità. Ok, qua abbiamo visto, quindi. Forse l'ho aperta, non mi ricordo. Non mi ricordo. Sì che ho il dubbio. Non mi ricordo. L'ho registrato prima l'episodio, ma me lo ricordo già più. La Madonna. Devo mangiare le banane, non so. So se il fosforo aiuta con la memoria. No, il potassio. Vabbè. Quello che è? No, il potassio. Vabbè. Tu sì, sei morta. Ok. Deposito biancheria. Ok, sì, ho fatto un po' di carneficina. Però sento dei versi che non mi piacciono. Proiettili magnum. Devo andare in ambulatorio. C'è nessuno. Qua forse. Esplosivo A, perfetto. Esplosivo A. Va bene. Ah, no, ah, guarda, non serve più il grimaldello. Basta, abbiamo aperto tutto. Ok. Cioè, in teoria no, perché secondo me almeno una delle due porte all'inizio si apriva col grimaldello, quella della cittadina. Eccolo qua. Lasciamolo lì. Che io devo vedere, ecco. Devo vedere se con Jill possiamo passare qua sotto. Posso passare di qui? Visto? Lei è più agile. Con Jill possiamo passare. Ok. Ok. Non c'è, qua non c'è niente, però giù sì. Vediamo un po'. Questo ah no, sembrava carbonizzato, no. Ah, ecco. Sì, Lighting Oak, la Magnum. Okay. Questa farà dei bei buchi. Ha voglia. Sì, ma tanto non la uso. Cioè, finché non c'è il boss, non la uso. Il Nemesis. Ok. Ah, è qua. Ok, qua abbiamo visto tutto, fammi vedere. Tutto, perfetto, tutto pulito, come piace a me. Ok. No, davvero, la cosa dell'inizio mi è rimasta qua. Ce l'ho sulla gola, ce l'ho. vabbè. Aspetta. Cioè, mi sa che reinizierò il gioco solo per... solo per vedere cosa c'era in quelle due, in quei due locali là che abbiamo saltato. Ok, era di spalle, meno male. Quindi noi adesso possiamo tornare indietro. Qua non c'era nessuno, mi pare. Non mi ricordo, però. No, sì, non c'era, no, non c'era nessuno. Attenzione, lui non so se è nuovo. Mazzarola. Te ne vai? Quindi qua non può aprire la porta. Ma fide, è arrivato partito, cioè, convinto è arrivato. Guarda, 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 guarda. Vediamo se si calma un attimo, però non mi fa passare. E io devo andare lì e poi subito a sinistra. Sì. Mi sa che si fissa qua questo, eh. Cazzarola. Sennò devo correre proprio forte. Vai.
Vai. Ok. Ok. Ma non penso. Non penso entri qua, no. Fatto bene a tenere i 60 colpi. Così posso raccoglierli. Raccogliere quelli in giro. Posto è. Posto è. Umbrella. Forse porta ai sotterranei. Vediamo. È un mega montacarichi questo. Fa vedere. Aspetta. Ho dimenticato qualcosa. Che cosa? Ah, ecco qua. Trovata. Esplosivo B. Quindi abbiamo A e B. E la polvere di alta qualità. Vai, vediamo. Umbrella Corporation. Ok. Possibile che nessuno all'ospedale se ne sia mai accorto? Ma figurati, cioè. Cioè, anche se se ne fossero accorti, mi hanno detto stai zitto, perché sennò ti ammazziamo. Ecco, cioè, quindi... Ha una è una piantina, però... Non ho spazio. Comandi montacari. Ma ci sarà, dai, una stanza sicura qui. Sennò, dai, posso fare così, va? Ok. Ma niente, combiniamo. No, la piantina devo prendere. Ok. Tanto anche le granate incendiarie vanno bene. Basta non fare. No, quelle acide non mi piacevano. Ok. Perfetto. Saperlo. Vabbè, fa niente. No. Ah, un altro borsello, ma dai. Va bene. Non sono abituato. Tutto suo spazio. Va a vedere, qui c'è una porta. Oh, aspetta. Allora, prima di tutto, leggiamo. Avviso sulla piattaforma. Tutto il personale. È stato riscontrato un problema all'impianto elettrico che provoca il sovraccarico dell'intero apparato in caso di utilizzo e più macchinari pesanti allo stesso momento, con le conseguenti esplosioni dei fusibili. Nel caso in cui questo problema dovesse verificarsi operando con la piattaforma, si deve utilizzare i fusibili delle centraline secondarie presenti nella struttura per ripristinare la corrente alla piattaforma il prima possibile. Lo vedremo sul campo, immagino. Allora, per il momento la magnum la deposito. Non mi interessa, piuttosto muoio, cioè non apposta, però muoio e poi la prendo. Come abbiamo fatto prima. Questo incendiare le deposito. Qui non abbiamo piantine rosse. Ok, no, io farei no, teniamo tutto così. Poi a seconda di quello che ci servirà, magari nello scontro col boss, facciamo così, non siamo messi male. Non so cosa affronteremo, però così va bene. Ok, salviamo e andiamo avanti.